Venditalia 2018, siamo allo stand di Mars Italia, una delle aziende leader in Italia nel comparto degli snack erogati attraverso i distributori automatici, e ci troviamo in compagnia di Umberto Polimene, il responsabile della divisione vending dell'azienda. Umberto, bentornato dinanzi agli schermi di VendingTV.it. Grazie Fabio, un saluto cordiale a tutti gli spettatori di VendingTV.it. Siamo contenti, siamo lieti anche quest'anno di confermare la presenza di Mars Italia a Venditalia. Per noi è un appuntamento di rilievo per ribadire la nostra volontà di essere presenti nel mondo del vending. Per noi la presenza di Mars nel vending è un fattore fondamentale e strategico, e quindi vogliamo farlo sempre in maniera molto forte. Lo stand è molto bello, abbiamo lavorato tanto per prepararlo in questo modo, abbiamo tutte le nostre brand esposte, ringraziamo tutto il team che ha lavorato per questa realizzazione, abbiamo avuto già nelle prime due giornate un sacco di contatti con clienti, con elementi internazionali, persone che arrivano da altre parti del mondo, dall'Italia, quindi siamo molto molto contenti davvero di essere qui. Ma intanto voi avete una rete commerciale estremamente capillare, siete molto uniti, siete molto affiatati, siete bravi, cioè non vi fermate al mero rapporto professionale, ma siete anche amici nella vita. Sì, è vero, abbiamo un team molto compatto, tra l'altro abbiamo fatto una scelta anche particolare perché il vending è l'unico team all'interno di Mars Italia che ha una dimensione nazionale, non siamo divisi per aree geografiche ma il team è nazionale, quindi abbiamo colleghi che coprono dal Piemonte fino alla Sicilia, e quindi questo ci rende particolarmente compatti e uniti. Lasciami anche dire che la presenza di Mars nel mondo del vending è importante. Noi nello scorso anno abbiamo festeggiato i 25 anni di Mars nel vending, noi siamo pionieri del vending, questo ci inorgoglisce particolarmente, ci ha sempre reso davvero unici in questo mondo e vogliamo continuare a esserlo per i prossimi 25-50 anni ovviamente. Alle nostre spalle quella che vedete è una macchina modello per Mars, perché ha una sagoma 3D con un sacchettino con gli M&M's multicolore, è davvero un gioiello da collezione, però è appunto proprio quasi un pezzo unico. Sì, la vendo, è un pezzo di storia di Mars, ci sta accompagnando da tantissimi anni, però ci dà ancora tantissime soddisfazioni nelle scuole, nei cinema, dove è presente, cattura l'attenzione di molte persone, e notavo con estremo interesse che ancora oggi c'erano persone che facevano la foto accanto alla vendo, quindi veramente è un pezzo di storia di Mars che ci sta accompagnando negli ultimi 25 anni, davvero molto contento di ciò. E voi ne andate orgogliosi? Assolutamente sì. Bene, allora qual è la novità di questa edizione 2018 di Venditalia? La novità ce l'ho alla mia destra, mi piace appunto presentare quello che innanzitutto è il mio capo quindi, e poi soprattutto è il responsabile del mondo Autovom per Mars Italia, che è Federico Corbari. Federico Corbari, benvenuto dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VendingTV.it. Grazie mille, cioè, un saluto a tutti anche da parte mia. È un grande piacere per me essere presenti a Venditalia, è la prima volta per me ovviamente, essendo recentemente entrato in questo fantastico canale. In particolare io sono sempre stato innamorato del contesto vending da consumatore, ancora prima che da manager, perché ho sempre attinto a quello che erano i distributori automatici in tutte quelle che sono state le fasi della mia vita, ed è veramente un piacere poterli gestire in prima persona, specialmente in una categoria che è sempre di grande richiamo e trasporto, quale è il segmento dolciario. Chiaramente il vending, come anticipava anche prima Umberto, è una parte molto importante della corporation, è un segmento strategico dove noi stiamo cercando di accelerare la nostra crescita, dove le opportunità di crescita sono ancora molto molto corpose. Per questo abbiamo anche rinforzato il team a supporto dell'universo vending, che devo dire è effettivamente, come citava anche Umberto, una grande famiglia molto unita e che persegue un obiettivo ambizioso ma raggiungibile, che è quello di essere sempre presenti ovunque, in ogni vending distribuita sul territorio italiano. E lasciatemi dire che il vending, forse anche più di altri canali, si sposa perfettamente con quello che è l'assortimento di Mars Italia, perché noi, gestendo le brand più impulsive in assoluto, ed in particolare faccio riferimento ad M&M's e Twix,
il vending rappresenta, essendo molto distribuito ed essendo un canale completamente impulsivo, il perfetto match con l'assortimento che noi gestiamo. Grazie Federico, grazie per la disponibilità, grazie Umberto. Lieto di averti ospitato per il tuo esordio televisivo dinanzi alle camere di VendingTV.it. Ma io quasi quasi questo, insomma, lo porterei a casa. Ma ce lo so che vuoi le M&M's che sono qui dentro. Sì, ma quelle sono obbligatorie. sono proprio obbligatorie. Umberto, grazie mille. Amici, restate con noi. Abbiamo avuto modo di guardare negli ultimi minuti lo stand di Mars Italia, davvero bellissimo. Noi ci rivedremo alla prossima edizione, certamente, salvo che non riusciamo a incrociarci poi nei corridoi di qualche altro evento, di qualche altra manifestazione. Non andate via, perché Venditalia continua con tante, tantissime altre novità. Arrivederci. Ciao a tutti.